Sono particolarmente felice di inaugurare questo sovrappasso che garantisce piena sicurezza nell'attraversamento della circonvallazione. Queste le parole pronunciate nel dicembre 2011 dall'allora sindaco di Palermo Diego Cammarata, che ha presenziato all'inaugurazione del primo cavalcavia pedonale che collega, o sarebbe meglio dire avrebbe dovuto collegare, il parcheggio di Via degli Emiri con Via Perpignano. Il sovrappasso che oggi inauguriamo, continuava il sindaco nell'intervista rilasciata alla stampa, è il primo di tre che serviranno a ricucire le parti della città attraversate dal viale Regione, rendendo più vivibile Palermo. A partire da quell'inaugurazione, però, quelle dell'allora primo cittadino sono rimaste solo promesse. I sovrapparsi color marrone e bianco sono ancora chiusi o difficilmente utilizzabili per disfunzioni varie e in qualcuno sono già apparsi segni dell'usura del tempo e dei vandali. Sul tratto di viale Regione resta pessima la viabilità, pedoni che attraversano utilizzando i semafori a chiamata, decisamente più utili ai lavavetri, e la città continua a rimanere in sostanza divisa in due. La realizzazione dei sovrappassaggi affidata alla stessa ditta incaricata della realizzazione della rete tranviaria fu portata a termine in tempi record. Allo stato attuale, però, l'unico dei tre sovrappassaggi ad essere concretamente realizzato è fruibile solo parzialmente, in quanto gli ascensori non funzionano. L'altro, già costruito, è invece chiuso e il terzo non è ancora stato ultimato. Uno, perché deve rischiare la vita, visto che non si ferma neanche al verde. Si potrebbe benissimo utilizzare questo sovrappassaggio, così non ci sarebbe nessun rischio di morte. E uno, nonostante c'è il verde, se lo deve fare di corsa, perché il tempo è limitato, e poi in ogni caso, anche che c'è il verde, bisogna fare attenzione, perché non sono tutte che si fermano subito. Cos'è un'opera che è costata e quindi è stata appunto realizzata per evitare che qualche giovane ci lasci la vita? Dico, mi pare giusto metterla in funzione.